Buongiorno e ben ritrovati alla puntata numero 34 del Caffè dell'Eco. Oggi 25 marzo, sono le 10:22. Parleremo sempre di Covid, ma parlando di sport. Il Covid avanza, dello sport chi se ne occupa? Beh, cercheremo noi questa mattina, parlando con gli addetti ai lavori, parlando soprattutto con le scuole calcio e con una delle compagini di Corigliano Rossano, cioè quella con la maglietta a righe verticali rosso-blu, cioè la rossanese. Ma prima andiamo a vedere quelle che sono state le notizie più importanti delle ultime 24 ore sulla Sibaritide e sul Pollino, partendo da Corigliano Rossano. Il contagio non cala, più 33 a Cassano Ionio, 19 nuovi casi. Per la terza settimana consecutiva, la grande città della Sibaritide continua a far registrare numeri in doppia cifra e qualcuno lamenta la mancanza di misure restrittive in queste condizioni impensabili. Fare il mercato. C'è però da dire che, come sempre, nella tarda serata di ieri sono arrivate le dichiarazioni di Flavio Stasi sulla sua pagina Facebook, in cui ha detto che una zona rossa sarebbe, come dire, un palliativo, in quanto servono dei comportamenti da parte della comunità che devono evitare assembramenti, feste e festicciole. Così ha chiosato il primo cittadino, che si è anche occupato poi di vaccini e del piano vaccinale, garantendo 800 inoculazioni al giorno. Continuiamo con la rassegna stampa. Calabria, il Covid non arresta la sua avanzata. Tengono i ricoveri. Sono 365 i nuovi positivi da coronavirus in Calabria, con un tasso dei tamponi, quindi dell'indice della positività, all'11,1%. Restano stabili le terapie intensive. Passiamo all'ospedale di Rossano. Covid continua, l'incubo delle ambulanze in coda al pronto soccorso del Giannettasio. Arrivate alle 18 in attesa di una chiamata da mezz'ora. Questo proprio i mezzi delle autoambulanze del 118, e soprattutto bisogna ricordare come l'apparato, diciamo, sanitario del nostro territorio è ormai ingolfato. Ma non solo Sibaritide, andiamo sul Pollino. Il piano vaccinale fa acqua da tutte le parti e Lopolito, sindaco di Castrovillari, scrive alla regione. Il sindaco di Castrovillari rilancia il ruolo e le capacità dei comuni alla non funzionalità del sistema centrale di prenotazione. Continuiamo con una bella notizia. Svolta contro il Covid, la ricerca del rossanese Novelli ha scoperto l'enzima che lo blocca. I risultati sono così promettenti che si sta pensando di far partire uno studio sui malati per verificare l'eventuale insorgenza di effetti collaterali, quindi un vero e proprio farmaco, oltre al vaccino portato avanti da Giuseppe Novelli dell'Università Romana di Tor Vergata, di cui è stato anche rettore. Un nuovo attestato nei confronti di un orgoglio della nostra terra, un orgoglio di Corigliano Rossano. Concludiamo, così ci possiamo agganciare anche con l'argomento del giorno, cioè quello riferito allo sport. Chiedo alla regia un attimo di mandare. Ok, calcetto fuori porta in zona arancione, multe salatissime per 6 persone a Corigliano Rossano. I giovani residenti a Crosia Mirto hanno pensato bene di farsi una partitella nel campetto comunale di Toscano a Corigliano Rossano, lontani dal loro comune da occhi indiscreti, ma sono stati beccati dalla polizia locale e sono fioccate anche delle multe salatissime. Quindi iniziamo adesso con il primo collegamento e parleremo con un istruttore di scuola calcio. Come dicevo prima, c'è tanta voglia di sport, anche di ripartire, quindi possiamo anche capire questi sportivi che hanno voluto fare questa gita fuori porta e arrivare a Contrada Toscano proprio per la voglia di un po' di sport. A tal proposito, vedo già in collegamento e do il buongiorno all'istruttore della scuola calcio La Bizantina,
scuola calcio attiva nel territorio rossanese, Francesco Vulcano, a Buongiorno. cui do il mio buongiorno. 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 Allora, è passato un anno, la Bizantina come scuola calcio aveva ripreso le attività a settembre, come altre scuole calcio. Poi i vari decreti hanno bloccato tutto questo. Prima cosa di tutto, quali sono state le difficoltà in questi mesi? Allora, le difficoltà ce ne sono tante per quanto riguarda le scuole calcio, sia per le spese che andiamo ad affrontare ogni giorno, che considerate che noi siamo in affitto nelle strutture. Tutto questo è possibile solo se i ragazzi, i bambini vengono a scuola calcio e continuano a pagare le loro lette, perché se no capirete che le difficoltà a cui andiamo incontro. Ringraziando il cielo abbiamo trovato delle persone che capiscono il momento e quindi ci agevolano in tutto questo, altrimenti sarebbe impossibile proseguire. Noi siamo chiusi da fine ottobre praticamente, perché abbiamo lavorato settembre-ottobre, eravamo ripartiti alla grande, perché c'era una gran voglia di ricominciare sia da parte nostra che da parte dei bambini, dei genitori, perché visto che l'anno scorso l'annata calcistica si era chiusa a fine febbraio. E quindi c'era una grande voglia di ricominciare, però questo è durato poco perché a fine di ottobre praticamente abbiamo dovuto richiudere, anche se ci sono stati dei periodi in cui, essendo in zona rossa, in zona arancione, chiedo scusa, in zona gialla, nessuno ci vietava di fare scuola calcio e di fare degli allenamenti a livello individuale. Però abbiamo ritenuto opportuno, visto e considerato che le scuole sono chiuse e quindi abbiamo considerato tutto questo e abbiamo deciso di chiudere anche noi perché sarebbe stato un controsenso che i bambini non vanno a scuola e venivano ad allenarsi, perché al primo posto abbiamo ritenuto di mettere la salute dei bambini e non magari il portafoglio. C'è gente che qui vive di calcio. Sì, ma proprio parlando proprio dei bambini, dei ragazzini, non so se voi sicuramente avete continuato ad avere anche un rapporto quotidiano, penso un dialogo quotidiano. Quanto manca il calcio? Quanto manca a Allora, questi ragazzi che già gli hanno tolto la scuola, poi anche lo sport, la possibilità di socializzare? noi viviamo a contatto con i nostri iscritti tutti i giorni. Questa poi è la cosa più bella della scuola calcio, che la sera quando vai in giro oppure al supermercato, dovunque ti trovi, ti vedi sbucare questi ragazzini che in tempi non di Covid, ovviamente, ti saltano addosso, ti vengono a salutare e ti festeggiano in tutti i modi. Queste sono le gratificazioni più grandi che ti può dare una scuola calcio. Per quanto riguarda questo periodo, riceviamo costantemente, tutti i giorni, la richiesta di quando si ricomincia, quando possiamo ritornare a fare scuola calcio, il che dal nostro punto di vista è impossibile dare una risposta. Noi ci auguriamo di poter ricominciare al più presto, però ci rendiamo conto del momento difficile che stiamo vivendo anche sul nostro territorio, considerati i contagi giornalieri che ci sono, e quindi speriamo bene. Sì, poi ultima domanda. Lo sport in generale è stato una delle categorie che più hanno subito la scure, l'accetta vera e propria del Covid, delle chiusure. Cosa è mancato da parte della politica centrale e come si deve uscire da questa situazione? Come la Bizantina Calcio ha idea di progettare il futuro? Allora, io faccio apro una piccola parentesi per quanto riguarda i ristori, che in pratica in determinate circostanze
non hanno proprio tenuto in considerazione che ci sono delle categorie che, nonostante hanno chiuso, sono ferme da febbraio dell'anno scorso, non hanno avuto nessun tipo di aiuto. E questo è un piccolo neo da parte della nostra politica che loro dicono di aver aiutato tutti, di non aver lasciato indietro nessuno, ma secondo me non è proprio così. Per quanto riguarda il futuro, noi siamo sempre pronti a ripartire. Ovviamente, non dipende da noi, l'ho già detto prima. Vediamo sperando che il piano vaccinale vada avanti e che al più presto riescano ad immunizzare gran parte della popolazione, così solo in questo modo, secondo me, potremmo ripartire e continuare con i nostri progetti. Questa è un po' la speranza di tutti. Dunque, il tempo a nostra disposizione è finito, ma ringraziamo Francesco Vulcano e tutto lo staff della Bizantina Calcio con la speranza di ripartire il prima possibile, soprattutto per i ragazzi, e magari portare in alto anche calcisticamente e tornare ai fasti di una volta quelle che sono le giovanili di Rossano, perché questa città ha bisogno di sport, che sia calcio, calcetto, pallavolo. Questa città deve iniziare ad affrontare un discorso serio, che è quello di mancanza, oltre che di infrastrutture, ma anche di mancanza di sport, che purtroppo manca in questa città. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata. Torniamo qui, negli studi dell'Eco dello Ionio. Sì, lo sport è qualcosa che manca. Come ho accennato, mancano delle strutture. Io amo fare questo esempio. Rossano, Corigliano Rossano, in questo momento è la terza città della Calabria, ma non è per nulla una città europea. In tutte le città, ma basta andare anche a Cosenza, esistono delle palestre all'aperto nei parchi, delle zone jogging a Corigliano Rossano, purtroppo no. Adesso vedo in collegamento intanto il prossimo ospite, a cui do il mio buongiorno. Si tratta dell'allenatore della Rossanese, Luca Aloisi. Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, Luca, tu rappresenti uno degli orgogli della città di Corigliano Rossano, una delle due squadre sul versante bizantino, che è la Rossanese. A tal proposito, prima di iniziare, però, volevo condividere con te un ricordo che è riferito all'ex calciatore della Rossanese, Antonio Vanacore, che settimana scorsa ci ha lasciato, mercoledì scorso. Ricordiamo, Vanacore vestì la maglia della Rossanese nel 98-99 e poi intorno al 2012-2013, non so, forse tu eri in quella rossanese oppure no, Sì. tu hai giocato con Antonio. Io ho un ottimo ricordo, perché non me ne voglio al mondo dello sport, ma si trovano pochi uomini, si trovano tanti personaggi. È un mondo non facile, quello del calcio, in cui trovare davvero persone serie non è facile. Antonio era una persona, e non lo dico con retorica, era una persona davvero che spiccava in confronto degli altri, era una persona davvero speciale, era un atleta splendido, un uomo vero. Ricordo le chiacchierate che facevamo con la stampa. Io seguivo la Rossanese da poco, ma avevo ogni volta, insieme a Marco Le Fosse, con Luca Latella, gli altri giornalisti, Anna Russo, Pierluigi Noce, coloro che seguivano le sorti della Rossanese, parlavamo con Antonio Vanacore, ed è stato come perdere davvero un amico. Quindi, prima di iniziare questo collegamento, un ricordo particolare per Antonio. Hai detto cose giuste e cose vere, perché basta vedere quello che è accaduto sui social quando è arrivata la notizia della sua scomparsa, quindi quello che ha lasciato nel mondo dello sport e nella vita, soprattutto chi l'ha conosciuto umanamente parlando fuori anche dal campo. Quindi
è doveroso da parte nostra ricordarlo in questo periodo particolare che sta colpendo tutta l'intera comunità. Quindi hai detto cose giuste e cose vere, Joseph. Ti appoggio pienamente su quello che hai appena detto. Proprio il ricordo di uomini e calciatori così servono anche per essere un esempio per la Rossanese che verrà. Magari ricordare più giovani chi ha indossato questa maglia e con quale spirito. Proprio a tal proposito, è stato un anno difficile per tutti, soprattutto per chi vive lo sport. Raccontaci quali sono le sensazioni di un uomo di campo. Tu vivi il calcio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è come estirpare qualcosa da dentro. Quali sono le sensazioni da allenatore, ma anche all'interno della società? Ma sicuramente è un anno difficilissimo, sta diventando ancora più complicato adesso perché si pensava che si potesse risolvere qualcosa con il 2021, invece così non è stato perché ci siamo ritrovati ad avere un ulteriore stop, quindi quest'anno proprio è stato un anno dove abbiamo lavorato pochissimo nel campo, lavorare inteso come stare con i giovani, stare con amici in un campo di calcio, stare con la società, perché prima di tutto la società lavora sul sociale qui a Rossano, quindi è importante stare a contatto con dei giovani, con degli atleti per capire anche il mondo, quello che c'è all'esterno del calcio. Ed era un modo per ritrovarci sempre insieme agli allenamenti, alle partite, per socializzare, per cercare di integrare più giovani possibili con noi, dare l'onore e il privilegio di vestire questa maglia che tu hai appena citato, questa maglia gloriosa della città di Corigliano Rossano, questa maglia della Rossanese, a molte persone, a molti ragazzi che uscivano dalle scuole calcio. Quindi è un anno difficilissimo, sta diventando pesante perché stiamo andando incontro all'estate, quindi non si quindi per aspettarci una ripartenza comunque bisogna vedere da agosto in poi. Non si può pensare che adesso si possa ritornare in un campo da calcio, anche perché sono stati decretati ufficialmente chiusure di questi campionati nostri. È diventata una situazione pesante, difficile e dura, ma io mi immedesimo anche in quei ragazzi che era l'unico sfogo dopo la scuola, magari dopo le amicizie, dopo la vita comune che avevano, che era quello dello sport, inteso come calcio, come altri sport. Quindi mi immedesimo in loro che, oltre che stanno perdendo tempo, sono comunque chiusi senza riuscire a fare sport, senza riuscire a fare una partita, senza comunque provare a coronare un sogno che è quello del calciatore. Poi, Luca, parliamoci chiaro, già da tempo il calcio dilettantistico sta cambiando. Nel senso, negli anni 2000 c'erano giocatori che venivano pagati, ricordo, 100 milioni di lire, all'anno, super, squadroni che potevano giocare in Serie B. C'erano davvero, c'erano. Non c'era progettualità, ma c'erano tanti soldi a disposizione. Adesso è cambiato. Sì. E noi vediamo che la Rossanese sta puntando molto, e l'aveva fatto con ottimi risultati, fino al marzo scorso, sui giovani. Questo Sì. è il progetto nuovo della Rossanese, puntare in alto, ma partendo dal settore giovanile, da una progettualità. Perché io ho questa convinzione. Si può arrivare adesso con un progetto serio e con pochi soldi si può fare qualcosa di bello e interessante. Ci sono tante società. Io faccio l'esempio, la Morrone Calcio, se non erro, ha fatto questo progetto. Ha portato io, anche il San Luca ha un bel progetto partendo dall'eccellenza, arrivato in Serie D. E ce ne sono tanti. Il Rende è un esempio per tutti. È arrivato addirittura in Serie C. La Rossanese vuole portare avanti questo tipo di progetto. Di cosa si parla all'interno della società? Quali sono i progetti futuri? Perché penso che ci sia questo dialogo continuo. Ma allora, guarda, io sono stato 4 stagioni con la Rossanese, ovviamente 2 non sono state finite. L'anno scorso abbiamo avuto una stagione all'80% perché mancava tanto, poco, ma mancava tanto a livello di risultati per finire la stagione. Quest'anno abbiamo iniziato, ma ci siamo dovuti fermare subito. Quindi sono 4 stagioni dove le ultime 3 stagioni si è andato a formare un progetto che è iniziato con Giuseppe Sifonetti come direttore.
affiancato da, e qui voglio fare anche un ricordo a una persona speciale che ho avuto tanto vicino nella mia piccola carriera calcistica, che è quello di Gianni Peschin. Infatti sì, volevo ricordarlo anche lui a fine collegamento perché è un'altra persona che ha dato tantissimo Sì. È per il calcio di Rossano. un Bisogna ricordarlo grande sempre. esempio per noi, perché ci ha dato una grande mano proprio a livello di professionalità. Gianni era il professionista che lavorava in una squadra di dilettanti, quindi era una persona eccezionale. Appunto, è nato questo progetto sulla rossanesità e sui giovani, dove il primo anno, come hai citato poco fa, siamo riusciti ad ottenere oltre una quinta posizione, quindi nella griglia playoff, con dei playoff poi non stati fatti per il distacco dei punti sulla seconda, ma abbiamo vinto il premio giovani, quindi la squadra che ha utilizzato più giovani in prima squadra nel campionato di promozione. L'anno dopo, quindi parlo dello scorso anno, si è continuata la politica dei giovani, perché nonostante tutto lo scorso anno è cambiato un pochettino l'ambizione, volevamo provare a vincere il campionato, fermati poi, come tutti hanno potuto assistere dalla pandemia, quindi il campionato si è fermato a 6 giornate dalla fine, però mantenendo sempre la rossanesità, che è la cosa che ci tiene tanto la società, insieme al direttore e insieme anche a Gianni, perché per me Gianni è sempre presente qui con noi, quindi la rossanesità. Infatti è cresciuto un pochettino il livello dell'organico della squadra, inserendo giocatori di esperienza, ma sempre provenienti dalla nostra Rossano, Corigliano Rossano e dalla vicina Rossano. Quindi questo è il progetto. Ovviamente, parlo per quanto mi riguarda, la società e quello che noi ci siamo sempre detti è quello di puntare tanto su questo territorio, perché c'è molto materiale umano per fare bene. Hai citato delle società, qual è la Morrone, qual è il Rende, che si trovano in un comprensorio abbastanza vasto come quello di Rende e Cosenza. Però noi penso che non abbiamo nulla da invidiare al comprensorio di Cosenza, di Rende, a livello di materiale umano, perché siamo una delle città più grandi della Calabria, quindi penso che c'è tanto materiale umano da poter utilizzare. L'importante è che servono persone competenti, serie, che sposano questo progetto, perché magari, non, come hai detto poco fa, abbiamo sempre visto negli anni gli acquisti fatti dai rossanesi, i big presi da tante parti dell'Italia, però appunto da pochi anni era nato questo progetto, dove prevedeva sì il giovane, ma anche e soprattutto valorizzare la persona del nostro territorio, di Corigliano Rossano e della vicina Rossano, perché mi rendo conto che in questi anni che ho lavorato sia su Rossano che su Corigliano ci sono tanti tanti ragazzi che possono sposare la causa e possono fare bene e possono dare tanto. Quindi il progetto è sempre stato questo, sposato dal presidente abruzzese con tutta la società e portato avanti dal direttore Sifonetti, e ripeto, lo ripeterò sempre, aiutato dal grande direttore Beschini. Sì. Ti saluto con l'ultimo appello. Hai citato sia il presidente abruzzese che il direttore Giuseppe Sifonetti. Penso che può parlare anche al loro nome, facendo un appello alla città, facendo un saluto anche e soprattutto alla Brigata Bizantina, agli ultras della Rossanese che in questi anni hanno sempre portato avanti i colori rosso-blu. Qual è il saluto da allenatore della Rossanese al tuo popolo? Ma io penso che la Brigata Bizantina sono delle persone, è un gruppo fatto da persone che secondo me insieme a noi sono quelli che stanno davvero soffrendo questo stop dei campionati, perché sono persone che, come hai detto tu, l'allenatore, il giocatore lavora 6-7 giorni a settimana, ma anche il tifoso non è da meno. L'abbiamo visto negli anni, l'abbiamo visto da tanti anni con vari gruppi, come il tifoso è sempre stato presente, come ha sempre aspettato la partita in casa, ha aspettato il derby, la trasferta. Quindi penso che anche per loro sia una situazione pesante e difficile. Poi siamo tutti dello stesso paese, ci vediamo in giro, e quando ti vedi non fai che parlare subito di quello che sta succedendo, dello stop, del momento difficile. Quindi quello che innanzitutto gli va fatto un saluto. E un ringraziamento in particolare lo voglio fare pubblicamente sia ai tifosi, ma sia alla società per quello che in questi anni mi ha dato per lavorare con loro, e ai tifosi per la vicinanza che ci hanno sempre fatto
ci hanno sempre portato, sono sempre stati con noi in casa e fuori, quindi voglio salutare in modo particolare la società e i tifosi di Rossano, tutto il popolo. Allora, io, noi come giornale non possiamo che ringraziarti e augurarti ogni bene insieme alla Rossanese, soprattutto che la Rossanese possa ambire e raggiungere quei risultati che merita, anche in nome di Gianni Beschin e di Antonio Vanacore, che hanno avuto una storia d'amore bellissima con questa maglia e hanno sempre onorato i 100 anni e più della storia della Rossanese. E la speranza ovviamente di ritrovarci a bordo campo a fine partita per un'intervista, perché da giornalista, ma anche da tifoso, mi manca davvero tanto lo Stefano Rizzo e riassaporare quei pomeriggi fatti di calcio, di esultanze e di delusioni, perché poi manca, non manca, ci sono sia le gioie che le delusioni, ma manca soprattutto il rosso-blu e risentire quei brividi. Allora, grazie ancora a Luca Loisi, Grazie allenatore della Rossanese. Grazie ancora. a voi. Grazie. Torniamo qui in diretta e andiamo ai saluti. Ma ricordiamo quelli che sono i prossimi appuntamenti dell'Eco dello Ione a partire da questo pomeriggio. Oggi a Eco in Salute parleremo di allergia al polline e spossatezza. Benvenuta primavera. Con l'arrivo della bella stagione, molti si ritrovano ad affrontare diversi problemi fisici, siano essi legati all'allergia al polline o ad una inspiegabile astenia. Ne parleremo con il dottor Saverio Daniele e con il dottor Francesco Iacovino. Ci sarà come sempre qui negli studi dell'Eco dello Ionio Giusy Grilletta per un ennesimo gradito appuntamento con Eco in Salute. Sono le 10:49, finisce qui questa 24esima puntata del Caffè dell'Eco. Noi ci rivediamo sabato prossimo. Buona serata.